Dove siamo? In una stazione abbandonata, credo. Come m'hai trovato? Beh, quell'uomo mi ha detto che ti serviva aiuto. Allora, che facciamo adesso? Non abbiamo molta scelta. Seguiamolo. Lucas, sei sano e salvo. Marcus, come sei arrivato qui? Sono venuti a cercarmi. Mi hanno spiegato tutto, Lucas. Adesso so con certezza che non sei impazzito. Spero che potrai perdonarmi per aver dubitato di te. Non potevo immaginare che tu fossi davvero... Di che stai parlando? Il nostro ospite ti spiegherà tutto. Benvenuto nell'accampamento degli invisibili, Lucas. Vieni a sederti vicino al fuoco. Allora chi sei? Il mio nome è Bogart. Sono a capo di quest'unità degli invisibili. Stavo seguendo l'oracolo la notte in cui hai ucciso quell'uomo al ristorante. Mi ha sorpreso che tu sia sopravvissuto finché non ho capito che possedevi il croma. Cosa sai a proposito del croma? È una forza energetica naturale. Come la gravità o il magnetismo, ma è infinitamente più potente. Tu sei in possesso di questa forza, Lucas, e ne hai scoperta solo una piccolissima parte. Che cosa sai della bambina Indaco? È una bambina perfettamente pura, la cui anima non si è mai incarnata. La sua venuta è attesa dall'alba dei tempi. Perché l'oracolo ha commesso tutti quegli omicidi? La profezia ha annunciato l'arrivo della bambina Indaco, ma non ha specificato dove e quando sarebbe nata. Ecco perché l'oracolo ha eseguito i sacrifici rituali per poter toccare l'onda e ascoltare la venuta della bambina. 7 omicidi ogni 7 anni nell'arco di circa 2000 anni. E questo freddo che ruolo ha in tutta la faccenda? Il freddo è il conto alla rovescia finale della profezia. Se la bambina Indaco non rivela il messaggio prima che venga tutto coperto dal ghiaccio, la razza umana è spacciata. A quel punto sarà l'apocalisse. L'intero pianeta sarà paralizzato dal freddo. E in pochi giorni nessuno resisterà più alle temperature glaciali. Sarà la fine di tutto. Chi si cela realmente dietro il clan degli Okra? Nessuno lo sa con certezza. Si dice che ve ne siano 5. 5 alla guida del mondo. Amministrazione, polizia, esercito, finanza e media. Queste potenze controllano tutto. Nel corso dei secoli, il clan degli Okra ha costruito un impero a capo del mondo. Allora, che facciamo adesso? Dobbiamo trovare la bambina Indaco in fretta. Immagino che la condurranno a una sorgente di croma. È lì che trasmetterà il suo messaggio e porterà a compimento la profezia. Dove si trova la sorgente di croma? Ce ne sono solo 3 conosciute sul pianeta. La più vicina si trova in una base militare chiamata Wishita. Wishita? È dove sono nato. I miei genitori erano scienziati, lavoravano per il governo. Ah, e questo spiega molte cose. Negli anni 50 fu scoperto un manufatto di origini non umane. Si trattava di una sorgente di croma. Chiunque vi porterà la bambina Indaco avrà il potere supremo per i prossimi 10.000 anni. Dobbiamo assolutamente arrivare lì in tempo per fermarli. Quando partiamo? Tra 2 ore.
tempo necessario per preparare il veicolo e trovare abbastanza benzina. Molto probabilmente i clan degli Ocra e dei Porpora attenderanno il vostro arrivo a Wishita. Non si fermeranno di fronte a niente e a nessuno per impedirvi ad ogni costo di unire la bambina con il manufatto. Ci sono alcuni materassi nel vagone lì dietro. Vi consiglio di riposare prima di andare. Vi aspetta un lungo viaggio. Domani potrebbe essere l'ultimo giorno per la razza umana. Sono stanco morto, Carla. Seguirò il consiglio di Bogart e dormirò un po'. Non credo che riuscirò a dormire. Andrò a fare un giro. Ti raggiungerò più tardi. Forse potrei ascoltare le ultime notizie. Sembra in buono stato. Mi servono solo le batterie e un'antenna. Fungerà d'antenna per la radio. Torce elettriche. Toglierò le batterie per far funzionare la radio.
Ci siamo. Dovrebbe funzionare. Due terzi del paese si è svegliato senza corrente elettrica questa mattina. I cittadini stanno... Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza di livello 1. L'esercito è stato dislocato in tutto il paese per evitare episodi di sciacallaggio e per proteggere coloro che non possono rimanere nelle loro case a causa del freddo. Centinaia di migliaia di uomini sono stati assegnati ai servizi di emergenza per poter... Tutti gli oceani del pianeta sono ora quasi completamente congelati. L'oceano Atlantico si sta solidificando, mentre nel Pacifico solo poche centinaia di chilometri non sono ancora state coperte dal ghiaccio. Se la temperatura continua a scendere, è probabile... Credetemi quando dico che quest'ondata di freddo è la punizione divina per tutti i peccati! Io non so... L'Apocalisse. Il futuro del mondo sarà deciso per sempre domani, a Wishita. Non dormi ancora? No, non riesco a rilassarmi. È difficile credere che tutto finirà domani, vero? I campi, le foreste, le città. Tutto sarà coperto di ghiaccio. E cosa ci succederà? Sarà come se non fossimo mai esistiti. Come se nulla di importante fosse mai accaduto. Hai paura di morire? No, non più. Se domani moriremo entrambi, voglio che tu sappia una cosa. Mi dispiace che non ci siamo conosciuti in circostanze migliori. Forse, se le cose fossero andate diversamente... Congelate. Le tue labbra sono come ghiaccio. Ti amo.